Ciao! Cibo! Cibo! Per te! Tieni! Non vuoi da mangiare? Non aver paura. Non ti farò del male, prometto. Come ti chiami? I tuoi genitori dove sono? La tua mamma? Il tuo papà? Sei sola? Eh? No, 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 no. Usa questo. Dallo a me. Si fa così. Vedi? Come fa a privarsi di una simile bontà? Fatto paura con quel brutto muso. Forza, aiutiamolo a cercarla. No, è inutile, può essere dovunque. Auguri. Léger sans fait, rien ne va plus. Tutti nasciamo con una certa dose di fortuna. Alcuni la dilapidano alle carte. Altri alla roulette. Una possibilità su 36. Per i fortunati, i coraggiosi. O gli sciocchi. Una su 36, ho detto. In realtà non è esatta. È una su 37. Ai giocatori piace dimenticare che le probabilità sono contro di loro. Io non posso dimenticarlo, perché quel piccolo zero, il numero della casa, è quello che paga il mio stipendio. Zero! Zero! Ah, bravo! Ah. Come dicevo, tutti abbiamo una certa dose di fortuna. E alcuni la consumano un po' per volta ai tavoli da gioco. Io? Io la tengo da parte per quando ne ho bisogno. Al mio capo, Henri Louche, non dispiace che un cliente abbia un po' di fortuna. Grazie. Ma quell'uomo ha esagerato. Whoops. È diventato avido. Due, tre. Perciò la sua fortuna deve girare. Buonasera, signori. Fate il vostro gioco, prego. La partita continua. Bene. Come ti chiami, bella signora? Mi chiamo Modesty, signore. Bella Modesty. Questo qui è per te. Portami fortuna. Grazie, signore. Léger sans fait, rien va plus. 16, rosso. Ah, peccato. Andrà meglio sì, la prossima certo, volta. Certo, certo. Bella signora, per favore, cambiami le fiche. Signori, fate il vostro gioco. Io voglio i miei soldi, per favore. Vuole già andarsene? Va bene. L'ultima puntata.
Fate il vostro gioco, prego. Monsieur Lush mi ha insegnato come comportarmi in queste occasioni. Mi ha insegnato che quando si pela un cliente, lui non deve accorgersene. Se non lo fai mai vincere, capirà che qualcosa non va. Quindi lui piazza una serie di piccole puntate e vince. E vince. Ma poi raddoppia, triplica dopo una grossa perdita. E allora è nostro. Le jeux sont faits, rien va plus. Ed è a quel punto che tu lo ripulisci. A tutti è consentito essere fortunati. Il tuo lavoro è assicurarti che non lo diventino troppo. Fate il vostro gioco, prego. È tutto pronto? Sì, Monsieur Lush. Mi hanno comunicato che la merce sarà disponibile domani mattina. Al prezzo stabilito? Sì, sì, dovrebbe andare tutto liscio, ovviamente, se non ci saranno grosse uscite non previste questa sera. Modesty Blaze se ne sta occupando. Les jeux sont faits, rien va plus. 13, nero. No. No. Sono spiacente, signore. I miei soldi. Non le ho portato fortuna come sperava. Ho perso tutto. Sono cose che capitano. Alla tua salute, bella Modesty. Sono cose che capitano quando l'avidità offusca il giudizio. Me l'ha insegnato Monsieur Lush. Fate il vostro gioco, prego. La partita continua. E in questa particolare notte, lui avrebbe fatto bene a seguire il suo stesso consiglio. Succede? Dove siamo? Per chi diavolo lavori? Qualunque cifra ti paghino, ti darò il doppio. Credi di potermi comprare? Il triplo. Dimmi il prezzo. Puoi chiudere tu per me? Così presto, Raphael? Ho avuto una giornata piena. Devo conservare un po' di energia. Per Estrella? Finirai con l'ucciderti. Però morirò felice. Forza, vai. Butellis e io finiremo per te. Di Astassi, tre casse di gin, sei casse di vodka, due di rum, quattro di whisky. Sai sempre tutto quello di cui abbiamo bisogno. Gran giorno domani. Non parlarmi di domani. Non mi interessa. C'è di meglio per fare soldi. Io faccio quello che dice Monsieur Lush. Lui mi chiama, io corro. Non ti dà un po' fastidio il fatto che... Quando avrai una banda Blaze, potrai fare come ti pare. Ma questa è la banda Lush. Verissimo. Dai, adesso vai, coraggio. Non vogliamo che il tuo Vesuvio aspetti, no? Ti restituirò il favore, lo prometto. Vuoi toglierti dai piedi ora? Buonanotte. Buonanotte.
Bene. Il denaro è nel caveau e per domani è tutto pronto. Com'è andata stasera? Dignitosamente. Monsieur Lush ti ha detto qualcosa? Sono cose che capitano. È stato fortunato. 11 rossi di seguito, l'hai visto? Ho cercato di capire come faceva. Non barava. Non ci pensare. Se non mi avessi rilevato... Non ci pensare. Sì. Sono cose che capitano. E Monsieur Lush questo lo sa. Sai se Elnovar ha chiuso i conti? Non gliel'ho visto fare. Controllo. Allora, Irina, com'è andata? Ho sbagliato 2 ordinazioni. No, con le mance, voglio sapere. Bene. Però io non piaccio agli uomini. Ma che cosa fai? Smettila di coprirti come una suora. Daniel porta a casa 10 volte tanto ogni sera. Io non so fare quello che fa Daniel. Dai. Sembra una magia come la ricoprono di soldi. Magia? L'unica magia è che gli uomini che vengono al Club Lush vogliono stare bene, là sotto. Ogni volta che una bella ragazza si avvicina. E se la bella ragazza si dedica a loro... Lo so. Si sentono vivi. E più si sentono vivi, più sono disposti a spendere un mucchio di soldi. Con chi vuoi che spendano i loro soldi? Con Daniel o con te? Con me. Bene. C'è una speranza, allora. È parecchio. Vedi? Stassi la conosce bene. No, non ci pensare. È il modo di fare di Daniel. Il giorno in cui morirà, le apriranno il petto e ci troveranno un registratore di cassa. Allora sai come si ride. Porta quel sorriso in giro per la sala domani e vedrai la differenza. Tutti a terra! A terra, siete morti! Se basta, muovetevi! Fate giù! Buonasera a tutti. Chi è il responsabile? Sono io. No, no, no. Come va? Tutto bene? Dov'è il caveau? Sai, devi aprirlo per me. Ah, allora? Non posso. Non posso. Non puoi? O non vuoi? Digli quello che vuole sapere. Buon consiglio. Che c'è? Vuoi fare l'eroe o vuoi una ricompensa? Non conosco la combinazione, lo giuro. Tu non mi mentiresti, vero? Lo giuro. Bravo. Tranquillo, va tutto bene, tutto bene. Sì. Chi conosce la combinazione si alzi in piedi. Vi do 15 secondi prima di ammazzare un altro. A iniziare da ora. Tre secondi. Un vero record. Allora, conosci la combinazione? No, la conosceva lui. Lui? Lui chi? L'uomo che hai ucciso adesso. Ha detto che non la conosceva. E che ti aspettavi? Faceva il suo lavoro, proteggeva il denaro. Chi altri può aprire il caveau? Nessuno. Tranne Monsieur Lush stesso. Monsieur Lush, certo. Perché non abbiamo pensato a lui? Oh, certo. L'ho già ucciso, è vero. Come è morto?
Beh, ha cercato di difendersi, ma non aveva possibilità, come te. No, come è morto? Implorando. Nessun altro può aprire il cavò, allora. Ci deve essere qualcun altro. Nessuno. La combinazione cambia ogni 24 ore. Cambia? E come fa? Col computer di Monsieur Lush. Entra nel computer e trova la combinazione. È escluso. Non ho la password. Questo non migliora certo la vostra situazione. Ti dirò tutto quello che so, se non ucciderai altre persone senza ragione. Credi che sia un sanguinario che mi diverta a uccidere? Credo che ti faccia godere. Forse hai ragione. Morendo di paura. No. Vedi? Lei ha paura. Se entrerete nel cavò, li lascerai liberi? Ma certo, c'è bisogno di chiederlo. L'uomo che vi serve è Rafael Garcia. A meno che non abbiate ucciso anche lui. Un altro che conosce la combinazione? No. Ma conosce la password per ottenerla. E dov'è? È andato via, a un incontro. Ragazzi, di sopra. Che cosa vuoi fare? Ah, vai, perché? Se pensi di aprirla con l'esplosivo, sappi che ucciderai te stesso e tutti noi. E forse farai crollare l'edificio. Monsieur Lush ha piazzato delle trappole esplosive. Pareti, porte, pavimenti, soffitto, tutto esploderebbe se tentassi di fare quello che hai in mente. Distruggendo tutti i soldi? Tutti i registri? No, non ci credo. Non era certo così sciocco da tenere i registri qui. E in quanto ai soldi, sono in Svizzera. Oh. Qui ci sono solo pochi spiccioli. Quindi dia ai tuoi uomini di rilassarsi. Monsieur Lush ha fregato il vostro capo e lui lo sa. La mia gamba! Vuoi aggiungere altro? No? Sicura? Credi che non sappia del denaro che vi serve per domani? Quei soldi devono essere qui, non in Svizzera. Su, muoviti di sopra. No, aspetta. Le chiavi dell'ufficio di Monsieur Lush. So che è più divertente abbattere la porta a calci, ma... Ripulite. Irina, ci uccideranno tutti. Chiudi il becco. Prima ci violenteranno, poi ci uccideranno. Modesti, cerca di salvarci, non lo vedi? Silenzio! Avanti. Allora, dov'è il cavo? Fallo saltare. Se morirete, il denaro non vi servirà a niente. Sì, certo. Ve lo posso dimostrare. Gli schemi sono qui, nella scrivania. Lentamente. Sai leggere uno schema elettrico? Io sì. Ogni dispositivo è collegato agli altri. Se ne attivi uno, saltano tutti. Ecco i circuiti.
Questa è la parete là in fondo. Le trappole sono qui, qui, qui e qui. In pratica è una serie di mine. Calpestale e troveranno il tuo piede nel porto domani. O la tua testa. Miklos, questa storia non mi piace. Chiama il tuo Garcia e fallo venire qui. La sua ragazza vive sulla costa, è molto lontano. Chiamalo. Hola, chi è? Lush vuole che chiuda tu. Messie Lush? Vuole che torni lì? Sì, ha detto che stava venendo per controllare di persona. Sì, capisco, naturalmente. Non puoi farlo tu? Non stanotte. Senti, io sono a 12 miglia dal primo paese. I nostri investitori arriveranno da Stoccolma fra 3 ore. E mi chiede di rifare tutta la strada fino a Tangeri, perché? Devi essere qui quando lui arriva. Non vedo come potrei farcela. Vieni prima possibile. Io ti aspetto. Farò del mio meglio per essere lì alle 6. Fai meglio del tuo meglio. Allora, che ne dici se restiamo qui e ci conosciamo meglio? Io credo di conoscerti già più di quanto avrei mai voluto. Non farmi sprecare altro tempo. Mi dispiace, piccola. Non raccontarmi che Messie Lush ti vuole. Lush è morto. Come? Non lo so. L'hanno ucciso. Lei non me l'ha detto. Lei? Chi è lei? Modesty. Chi è Modesty? La tenevano sotto tiro. Ora devo andare. Chiamiamo la polizia. No, non dire niente alla polizia. Vai a casa, dalla tua famiglia. È chiaro. Chi è Modesty? Ehi! Sai che faccio? Per colpa della tua boccaccia, adesso lo ammazzo. Sarebbe il terzo. E con Ishua farebbero 4. Vuoi battere un record? Garcia sta per arrivare. Lui aprirà il cavò. Oh mio Dio. Sarà qui per le 6. Perciò c'è un po' da aspettare. Vi conviene mettervi più comodi. Ehi, non ti avvicinare a loro. Hai paura che organizzi una rivolta? È per questo? Sei furba e pericolosa. Grazie. Quanti anni hai? 65. Miracoli della chirurgia. Non lo so quando sono nata. Come? Non sai quando sei nata? No. E non festeggi il tuo compleanno? Mai avuto un compleanno. Non conosco i miei genitori. Allora sei un'orfana. Siamo più simili di quanto credi. Ne dubito davvero.
Facciamo un gioco. Un gioco? Questo è un casino, giusto? Siamo chiusi. Abbiamo riaperto. Dobbiamo far passare il tempo fino all'arrivo del tuo Garcia. E a che vorresti giocare? Pensavo alla roulette. Ah, se sai come si fa. D'accordo. D'accordo. Signore, devo chiederle di mettere via la pistola. Come? È un gioco da gentiluomini. È contro le regole della casa sparare alla ruota se non piace il numero che esce. E i tuoi uomini hanno tutto sotto controllo. Va bene, dammi un centinaio di fish. Certo, signore. Come preferisce pagare? Pagare? Se vuole giocare alla roulette, deve puntare soldi veri. Tu sei davvero pazza, eh? Chiunque entri da quella porta è pronto a rischiare qualcosa di prezioso. I soldi dell'affitto, il futuro della sua società, la stima di chi ama. Quello che posano sul tavolo sembra solo denaro. Ma ciò che rischiano mi dice chi sono in realtà. Se sono coraggiosi veramente. O se invece stanno soltanto fingendo. E mi pagherai se vinco? Certo. Ma mi pagherai con i soldi del casinò e... quei soldi sono miei per gentile concessione del tuo defunto Monsieur Louche. No, non punterò il mio denaro per essere pagato con il mio denaro. Allora dovrai rischiare qualcos'altro. Sentiamo, che suggerisci? Le loro vite. Se perdi, li lascerai andare. Se li lascio, correranno dagli sbirri o dal tuo Garcia. No. Se verrete rilasciati, non andrete da nessuno. Se lo farete, quelli che saranno rimasti qui moriranno. E neppure voi sarete al sicuro, perché Miklos verrà a cercarvi e vi ucciderà se non obbedirete. Dico bene? Dici benissimo. D'accordo. Cominciamo. La posta in gioco è la loro liberazione. Un ostaggio alla volta. E tu che cosa vinci? Non vuoi denaro? Voglio te. Abbiamo già parlato di questo. Non nel modo che pensi. Cioè? Di spogliarti nuda non ti importerebbe. No. Voglio che tu mi dia qualcosa che non hai mai dato a nessun altro uomo. E sarebbe? La verità. Quando ti faccio una domanda, cambi sempre argomento. Nome, età, da dove vieni. Perché non c'è molto da dire. Sono un'orfana. Credo che per te dirmi chi sei veramente sia come per quella ragazza lì spogliarsi. Se vinco, tu mi dirai la verità su qualunque cosa ti chiederò, per quanto imbarazzante. Io non provo imbarazzo. Per questo ti chiamano Modesty? Ho indovinato? Sì, ho indovinato. 10 fish per uno. Puoi scommettere come vuoi. Chi avrà il maggior numero di fish dopo 3 giri di ruota avrà vinto la manche. Bene, se io ne vinco una, mi rivelerai un segreto. Se tu ne vinci 2 di seguito, uno di loro verrà liberato. Tu una e io devo vincerne 2. 2 di seguito? Le probabilità sono in tuo favore. Beh, perché le tue storie potrebbero essere noiose. E va bene. Ora giochiamo. Piazza le puntate. No, no, no. Si gioca pulito. Niente ruote magnetiche o palline appesantite. Fa girare la ruota e io piazzo le puntate. So come funziona. Nero.
33, nero. Bene, 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 bene. Da dove cominciamo? Chi ti ha dato questo nome, Modesty? È una storia molto lunga. Bene, raccontamela. Che cosa vuoi da me? Solamente la verità. Vuoi liberarli i tuoi amici o no? Dove sei nata? Dalle parti dei Balcani, credo. Dove? Non lo so, era in corso una guerra a quel tempo. Ah, c'è sempre una guerra in corso nei Balcani. E ti hanno messo in orfanotrofio? Se l'hanno fatto, io devo essere scappata. A un certo punto, sono finita in un campo profughi. Attenti! Signore? Che cosa fate? Ci prepariamo per il pranzo, signore. Sbrigatevi! Dacci la porta! Dai, muoviti! È mia, lasciatela! Ehi, lascia la porta! È nostra adesso! Andate via! Lascia la borsa, è nostra! Lasciatelo in pace! Ah, ma sentitela! Oh, che paura! Che vuoi? Scappiamo! Polizia! Stai bene? Sì, grazie. E tu? Ma presto, muoverci! Vieni! Aveva documenti. Era un giochetto del governo. Quando i profughi passavano il confine, i soldati toglievano loro i documenti. E dopo dicevano che non potevano lasciare il campo se non avevano i documenti. Quindi vi servivano soldi? Per corrompere le guardie, sì. Ma io non ne avevo davvero. E Lob tantomeno. Sarebbe il vecchio? Sì. No, no. Che cosa c'è? Siamo a secco. Cacciavite, pinze. Prendiamoli. Una torcia. E ho trovato queste. I fiammiferi ci servono per fare il fuoco.
Di notte fa freddo in montagna. Io so accenderlo senza fiammiferi. Comunque queste fanno male. Anche questa non la vuoi, allora? Questa la teniamo. Peserà sempre meno. Ma tu non eri malato. Ora sono fuori dalla gabbia. Molto imprudente. Andarsene con un vecchio di cui non sapevi nulla. Poteva essere chiunque. Un criminale o... E tu hai forti obiezioni morali ad avere a che fare con dei criminali, vero? No. Ma... Beh, tu eri una bambina. No. No, io non lo sono mai stata. Unire le mie forze a quelle di Lob fu senz'altro la migliore decisione che abbia mai preso in vita mia. Metti questo. Perché? Non discutere, mettilo e basta, Miss Modesty. Per favore. Il mio nome è dovuto alla mia modestia. Che c'è nella tua borsa? Che cosa volevano quei ladri? Soldi. I ladri vogliono sempre i soldi. Ma non hai soldi nella borsa. Questo loro non lo sapevano. C'è dell'oro? Gioielli? È più prezioso ancora. Posso vederlo? Quelli quasi ti uccidevano. Non vale la pena di morire per questo. Non mi aspettavo che potessi capire. Beh, ne parleremo domattina. Nero. E poi che cosa è successo? È finita un'altra manche, ho vinto io. Beh, no, io ho contato due giri. Va avanti. Gioca lealmente. Erano tre, è vero? Chi te l'ha chiesto? Eh? Sta zitto! Ho vinto. Ora devo riscuotere. Beh, sbrigati a scegliere. Ishua, ma devi darmene anche un'altra. Ah, no, abbiamo un accordo. Se vinci libero uno dei tuoi amici, uno... Hai cambiato le regole sparando a Ishua. Ma quali regole? Se non vai in ospedale non ce la farà. Vuoi tenerlo qui a morire? D'accordo. Te ne do uno in anticipo. Se vincerai di nuovo, avrai già incassato. Bene, ci sto. Irina, questo è un mondo troppo duro per te. Torna da dove sei venuta e non voltarti indietro. Ti sbagli su di me. Scegli qualcun altro. Puoi uscire per portare Ishua all'ospedale. Non perdere l'occasione che ti viene offerta. Lo può fare Olivette.
Bene, come preferisci. Olivetta, andrò con Ishua dritta all'ospedale. Se parlerete a qualcuno di questa storia, ci ammazzeranno tutti, hai capito? Sì, Modesty. Vai. No. Dieci fish. Allora, dove eravamo? Eravamo in Turchia. Il professore e io... Come? Il professore? Lob era stato professore di storia a Zagabria, finché non aveva commesso un grave crimine contro lo Stato. Che tipo di crimine? Dire la verità. Fu condannato a 40 anni di prigione e scappò uccidendo due delle guardie. Così ovviamente fu accusato anche di omicidio. Beh, ha fatto quello che doveva. Comunque, un giorno stavo sfogliando di nascosto uno dei suoi preziosi libri. Mi sembrava che le figure raccontassero una storia, ma non riuscivo a capire di che cosa parlasse. Lo sai? Ci sono delle parole che accompagnano i disegni. Vuoi che ti insegni a leggerle? Perché? Sarebbe il mio modo di ricompensarti per avermi salvato la vita. Se mi vuoi proprio ricompensare, allora dammi dell'oro. Chi è questo? Quello è Merlino, il più grande mago che sia mai esistito. Era il maestro di Re Artù. Perché un re dovrebbe avere un maestro? Oh, a tutti serve un maestro. Un giorno anche tu avrai molte cose da insegnare a qualcun altro. Merlino insegnò ad Artù quello che occorreva per essere un grande re. Gli insegnò la poesia, la legge e anche a essere giusto. Io so tutto quello che devo sapere. È il mio turno adesso di farti una domanda. Che cosa ti ha fatto Lush per farti arrivare a ucciderlo? Non sono affari tuoi. Tu decidi delle nostre vite. Questo non li rende affari miei? Il tuo caro Monsieur Lush ha venduto a mio padre dei fucili difettosi. Non hai detto che eri orfano? Lo sono diventato così. Se quei fucili avessero funzionato, mio padre e sei dei suoi migliori uomini sarebbero ancora vivi. Invece l'ho dovuto seppellire. Avevo 11 anni quando è morto. Hai aspettato molto tempo per vendicarti. Ho aspettato finché ero sicuro di non fallire. E infatti, non ho fallito. Lush è morto. Basta, le faccio io le domande. È stato allora che hai lasciato il professore? No. Cominciò a farmi da maestro. Si guadagnava da vivere così. Viaggiava di villaggio in villaggio insegnando a leggere ai bambini. Ma per me le parole sulle pagine restavano dei segni incomprensibili. Mi sentivo stupida perché non riuscivo a decifrare il codice. Lui però non si arrese. E un po' alla volta le parole cominciarono ad avere un senso. Aveva viaggiato per quasi 30 anni, dall'India al Marocco. Parlava 7 lingue. Conosceva la storia, la scienza e la poesia.
E quest'uomo che sapeva tutto mi disse che ero speciale. Nessuno l'aveva mai fatto prima di lui. Non ti ho detto di smettere. Su, continua, va avanti. Non c'è rimasto molto da dire. Gli anni passavano. Lob era come un padre per me. Mi insegnava, mi rimproverava. Ti rimproverava? Mi sarebbe piaciuto vederlo. Che cos'hai al collo? Dove l'hai presa? L'ho trovata. L'hai trovata? Dove? L'ho trovata intorno al mio collo. Dopo che l'ho rubata. L'hai rubata? L'hai rubata a persone ricche? No. Devi restituirla. No, non ho mai avuto una cosa così bella. Se l'avessi rubata a qualcuno ricco, ti sarebbe andato bene. Non è questo il punto, c'è un limite. Quale limite? Una povera donna sta piangendo in questo momento, perché l'unica cosa bella che avesse mai posseduto le è stata portata via. È crudele causare dolore a una donna che ha già conosciuto una vita di sofferenze. Se non la restituisci, ci separeremo. Come faccio a sapere dov'è il limite? Passerai il resto della vita a cercare una risposta. La restituirò, prometto. L'hai restituita veramente? Sì, l'ho restituita. Hai fatto quello che ti ha detto di fare. È difficile crederlo, francamente. Come mai, se ti ha insegnato a non rubare, sei finita a lavorare per uno come Lush? Quello che faccio non è rubare. Oh, davvero? Non dirmi che questa è un'attività onesta e che tu non inganneresti mai un cliente? Nessuno che non se lo sia meritato. Gira la ruota e tieni le mani sul tavolo, per favore. Aveva appreso gli antichi segreti dell'autodifesa in Estremo Oriente. Il vecchio ti ha insegnato a combattere. Quello che io chiamavo combattere, lui lo chiamava debolezza. Ho imparato che i grandi maestri del Cinna si allenano negli stessi movimenti base per tutta la vita. Proprio come un grande pianista non smette mai di esercitarsi nelle scale. Alla fine i movimenti diventano talmente parte di te che non ci pensi più. Lob mi ha insegnato che tirare una freccia è molto più che colpire un bersaglio. È addestrare la mente a concentrarsi su quello che si sta facendo, senza lasciarsi distogliere dall'obiettivo. Perfetto! Mentre viaggiavamo di paese in paese, Lob e io parlavamo una lingua diversa ogni giorno. E ogni settimana dovevo scrivere quello che avevo imparato. Era un modo per spingermi a pensare al futuro. Ad attraversare porte di cui altrimenti avrei avuto paura. 28, nero. Possiamo farlo. Possiamo farlo mentre non stanno guardando. No. Garcia arriverà molto presto. Perché non lasci andare anche gli altri? Ricordi, devi vincerne due di seguito. Te lo dico se mi annoi. A Lob piaceva spostarsi da un luogo all'altro. Però stavolta era disposto a fermarsi. Per me. Come la pallina della roulette. Può continuare a saltare qua e là per un po', ma alla fine da qualche parte si ferma. Allora dove vivremo? A Tangeri, dove potremo permetterci l'affitto. L'affitto? Certo. Il padrone di casa va pagato. Ma non è possibile. Come facciamo senza documenti? I documenti si trovano. Bastano le persone giuste e il giusto compenso. Ti servirà un nome. Ma io ce l'ho un nome. Modesty. Intendevo il cognome. Perché? Per scriverlo sui documenti, in quel piccolo spazio vuoto dove c'è scritto cognome. Allora userò il tuo. Penseranno che sono tua figlia.
Non potrebbe andare bene così. Sì, ne sarei molto orgoglioso. Però dovresti sceglierne uno tutto tuo. Un cognome che dica chi sei e chi vorresti diventare. È difficile scegliere un nome. Hai tempo. Ci vorranno dei mesi prima di arrivare. Ci penserai, lo sognerai, e quando arriveremo a Tangeri mi dirai il tuo nuovo cognome. Modesty. Modesty Blaze. Veniva dai racconti di Re Artù. Blaze era il tutore di Merlino, come Lob lo era stato per me. Gli sarà piaciuto quando gliel'hai detto? Non sono riuscita a dirglielo. Stavamo attraversando l'Algeria durante una rivolta. Eravamo diretti a Tangeri. Ci trovavamo in un piccolo villaggio. Il governo pensava che i suoi abitanti coprissero i ribelli. E lo bombardarono. Poi mandarono i carri armati a finire il lavoro. Fu ucciso. Era a pochi metri da me. E non hai ritrovato il suo corpo? Da qualche parte nel deserto c'è una fossa comune con oltre 30 cadaveri. Anche una parte di me è sepolta lì dentro. Forza avanti, tira. Belle carte. Forse è vero, siamo più simili di quanto pensassi. Tuo padre, Lob, entrambi morti in incidenti di guerra. No, io lo so chi è stato ad ammazzarlo. Lush non avrebbe mai venduto armi difettose. È normale che tu lo dica. Il tuo messie Lush trattava bene le ragazze come te. Non è come pensi. No, avanti, smettila. Aveva 3 volte la tua età. Che cosa dovrei pensare? Dovresti pensare che ero in un paese sconosciuto, senza documenti, senza amici, senza soldi. E avevo perso l'unica persona che significasse qualcosa per me. Così tornai a cacciare il cibo sulle colline. Solo che stavolta le colline erano i palazzi di una grande città. Il limite che Lob mi aveva insegnato, non riuscivo più a vederlo con chiarezza. Sapevo molte più cose, ma non mi servivano. Non me ne importava niente. L'unica cosa che mi interessava era riempire il mio stomaco. Attenta. Ci sai fare davvero? Che cosa vuole? Mi lasci andare. Di solito non mi interesserebbe, ma il portafogli che hai rubato appartiene a un mio cliente. Un mio ottimo cliente. Non so di che cosa stia parlando. Certo, come no. Allora, ti dico come funziona. Se il mio ottimo cliente non ha il suo portafogli, non ha neppure il suo denaro. E se non ha il suo denaro, non può spenderlo nel mio locale. Perciò, se tu rubi a lui, hai rubato a me. Da dove arrivi? Dal deserto. Adesso io ti lascerò andare. Non scappare. Sta tranquilla, non chiamerò la polizia. E non ti toglierò il portafogli. Hai fame, vero? Avanti, vieni a mangiare. Da mangiare per la mia amica. Sì, signore. Allora,
Che cosa ci facevi nel deserto? Io stavo viaggiando. Viaggiando? Attraverso il Sahara? Capisco. Già. Quindi sai sopravvivere nel deserto. E hai sfilato al vecchio Pierre il portafogli. Con un tocco che non vedevo da molto tempo. Che altro sai fare, dimmi? Ad esempio so leggere. E so anche scrivere. In inglese, tedesco, arabo, francese, berbero e croato. Parlo il greco, ma non so ancora leggerlo. E so rubare un'auto. So combattere. A mani nude, con la pistola, con il coltello. So preparare la tavola per una cena elegante. So scassinare le serrature, ma non ancora tutte. So nuotare, so trattenere il fiato. Ma vorresti un lavoro? Che cosa? Nero. Allora, che cosa si fa quando finisce pari? Si ricomincia? No. Ah. Visto? Posso avere la mia vincita? L'hai già avuta la tua vincita. Dov'è la ragazza in rosso? Era lì. Eh? Dov'è finita? Come ha fatto a scappare? Dov'è? Sarà andata a fare un giro. Voi, trovatela! Muovetevi! Avanti! Tu, tienili d'occhio. Se muovono un dito, spara! Io non c'entro niente con... Muoviti! Dammi! No! No! Stai lì! Mi dispiace! Io sono gentile. Libero i tuoi amici e tu non fai che complottare. Non sapevo che sarebbe fuggita. Il tuo Garcia doveva essere qui mezz'ora fa. Non verrà mai. Verrà, sono sicura. No, ti terrò per ultima. Fermo! Conosco la combinazione. Posso farti entrare nel cavo. Va avanti. Garcia non verrà mai. Hai ragione. Al telefono gli ho detto che cosa era successo. Non gli hai detto niente, ero vicino a te. Era in codice, usiamo un codice in caso di problemi. Lui avrebbe dovuto radunare gli uomini di Lush e liberarci. Con il gioco stavo solo prendendo tempo. Adesso mi direi che ha fatto circondare il casino. Ci ha traditi. Lush è morto. Avrà pensato che dopo sarebbe toccato a lui. E questo ti sorprende? Sì, esatto. Hai paura? Prima non avevi paura, però adesso ce l'hai. Se lascerai andare gli altri, ti farò entrare nel cavò. No. Niente più giochetti. Vadi sopra e aprimi quel cavò. Dimentica i tuoi amici. Se li voglio uccidere, li uccido. Se li voglio risparmiare, li risparmio. Il capo sei tu. Eh? Il capo sei tu.
Non ho sentito. Il capo sei tu. Sì, cominciamo a capirci. La conoscevi già la password, eh? No, non la conoscevo. È stato Garcia a dirmela. Il vostro codice segreto. Esatto. Garcia ha detto che era a 12 miglia dal primo paese. In realtà doveva vedersi con la sua ragazza a Tangeri. Poi che gli investitori venivano da Stoccolma. E sarebbero arrivati dopo 3 ore. Quindi 3? No, 180 minuti. Apri. Dove si accende la luce? Non lo so, non ci sono mai entrata. Che cosa c'è? Dimmelo tu. Tutta quella storia sulla trappola e gli schemi. Vuoi che vada prima io? Lo capisco. I bambini hanno sempre paura del buio. Ehi, c'è un tunnel qui. Che cosa? Finalmente soli. Era proprio quello che stavo aspettando. Non ci sento bene. Il capo sei tu. Esatto, bravo. Alcune persone pensano che la fortuna non le abbandonerà mai. Perciò non importa che feriscono lungo la strada. Io, come ho detto,
Tengo da parte la fortuna per quando ne ho bisogno. E stranamente Lush ha fatto lo stesso. Aveva fatto costruire un passaggio segreto nel caveau per poter fuggire dai suoi nemici. Lui non ha mai avuto modo di usarlo. Ma Garcia sì. Garcia. Andrà tutto bene. Grazie. E tutta la fortuna che Lush aveva pensato di tenere da parte per se stesso l'aveva lasciata in eredità a noi. Devi andare in ospedale. Non preoccuparti. Guarisco in fretta. Sono davvero molto orgogliosa di te, Irina. Danielle è scappata, invece tu non ci hai abbandonati. Grazie. Miss Modesty. Sì, dimmi. Sa, ho sentito... Tutti abbiamo sentito le storie che ha raccontato. Sì? E, beh, vede, alcuni di noi si chiedevano quanto fossero vere. Il mio nome è veramente Modesty. Raphael? Voglio una squadra di operai per riparare i danni. Riapriamo domani sera. Sì, Miss Blaze. E annulla l'affare della droga con i fornitori di Lush. Dà loro $20,000, con le mie scuse. Non credo che apprezzeranno. Troveranno facilmente un altro compratore. Non siamo più in quel genere di affari, capisci, Raphael? Sì, va bene. Il capo è lei. Raphael? Grazie. Ci hai salvati. Lei mi chiama? Io corro. Mi dispiace per tuo padre, ma tutti veniamo da situazioni difficili. Lob diceva che abbiamo sempre una scelta su cosa fare della nostra vita, ma non sappiamo dove quella scelta ci porterà. La tua ha chiuso una porta per te, ma ne ha aperta una per me. Familia Ogu.